Con Faenza un'altra partita tostissima come tutta la serie, che è sempre rimasta sul filo dell'equilibrio. Firenze è stata sotto per larghi tratti di questa gara 3, poi una grandissima reazione d'orgoglio guidata anche da Poltroneri, e si è dimostrata forte di poter rimanere a contatto e poterla portare a casa. Sì, ancora una partita pazzesca sul piano dell'intensità emotiva, della difficoltà che abbiamo avuto di fronte con una squadra molto esperta, molto, molto rodata, un gruppo che gioca insieme da tanto tempo. Sapevamo che era difficile, siamo arrivati alla terza ancora punto a punto. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che non hanno mai mollato, fino alla fine ci abbiamo creduto. Abbiamo provato a mischiare un po' di carte con qualche aggiustamento tattico, qualcosa ci è riuscito, qualcosa meno, ma devo dire che alla fine il grande cuore e la grande applicazione dei ragazzi ci ha portato a una vittoria che penso memorabile per la pallacanestro fiorentina e per ognuno di noi sarà memorabile. Ecco, memorabile come forse anche il pubblico accorso, grazie anche a siparietti divertenti usciti qualche giorno prima, il giorno prima della partita di gara 3. Ecco, quando la Fiorentina vince, quando una squadra di Firenze vince, effettivamente c'è una bella risposta del pubblico. Anche oggi 800-900 persone hanno riempito tutto il palazzetto. Allora, Firenze è molto intrigante per un addetto ai lavori, un allenatore, perché a volte alla partita non c'è tanta gente, però c'è tantissimi appassionati, tantissimi allenatori, tantissimi giocatori, perché i tesserati sono tanti, quindi la pallacanestro interessa molto e lo percepisci anche durante la settimana, durante gli incontri, quando giri per i palazzetti. Oggi era un evento importante, c'era tanta gente, la gente a corsa, la posta in palio era alta. Devo dire che c'era anche tanta gente di Faenza, quindi è stato bello proprio il colore. A proposito, devo scusarmi con il pubblico di Faenza per un'esultanza troppo magari smodata, però l'adrenalina era tanta, la contentezza idem di una settimana che ci ha logorato, e tutto sommato penso che questo rientri così nelle cose anche della passione per lo sport. Faccio complimenti alla squadra di Faenza che ha dimostrato veramente di essere di primo livello, e adesso continuiamo a sognare. Ecco, adesso una domenica magari di rompete le righe, di pausa, poi c'è già la corazzata Orti Nuovi all'orizzonte. Sì, iniziamo a allenarci martedì, a preparare questa serie. Adesso siamo arrivati a un punto inimmaginabile solamente 3 o 4 mesi fa. Dovremmo vivere però non con la testa fra le nuvole, non con così come fosse un premio, ma dobbiamo viverlo con la sana competizione. Adesso siamo in ballo, vogliamo andare avanti, dobbiamo mantenere la stessa fame, la stessa voglia che abbiamo avuto in questa serie, perché gli equilibri possono cambiare da un giorno a un altro, da una partita a un'altra. Sarà 3 su 5, è un altro passo importante di crescita della nostra squadra, anche in funzione di un altro anno, di capire come strutturare di fronte a una squadra fatta per vincere come Orsi Nuovi, come strutturare un necessario eventuale miglioramento.